Atomi e vuoto e il divino in me. Questa citazione di Giuseppe Renzi è stata usata da Carlo Gentile come ex libris di tutta la sua biblioteca, quasi filo conduttore e sintesi di un'esistenza in cui gli studi e la vita erano senza soluzione di continuità. Atomi e vuoto il divino in me è anche il titolo del libro presentato lo scorso 6 giugno nell'auditorium della Biblioteca Provinciale, in occasione del trentennale della morte di Gentile. Un lavoro certosino, durato 2 anni, con il quale l'autrice, Enrichetta Fatigato, bibliotecaria della Magna Capitana, ha passato in rassegna i periodici del Fondo Gentile, una collezione unica per la qualità dei suoi documenti, per la cura nella loro raccolta e annotazione, per i temi affrontati, dalla riflessione filosofica all'impegno civile, alla massoneria, che fu punto di composizione di tutti i suoi interessi. Nel 1952 Gentile scrisse: «La massoneria, per la sua incidenza sui piani visibili o invisibili della storia, resta senza dubbio l'avvenimento più grandioso perché universale ed anche il più intensamente drammatico che sia scaturito dallo sforzo creativo dello spirito moderno». La giornata di studi è proseguita con le relazioni del professor Giancarlo Cazzaniga sulla cultura simbolica di Gentile fra mattinismo e riti egiziani e del professor Santifedele sulla massoneria dall'esilio alla rinascita postbellica. Tanti presenti per onorare la memoria di un illustre foggiano. L'incontro è stato anche occasione per inaugurare una mostra sulla figura di Gentile, in cui oltre ai suoi periodici è esposta una selezione della sua biblioteca monografica, oltre a manifesti, documenti e abiti rituali martinisti appartenuti allo studioso. La mostra è visitabile fino al 5 luglio.